Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo retro game di Crash Bandicoot Liga di Cortex. Allora, riproverò a fare questa cosa, però. Il problema è che secondo me, dico secondo me, dovrò farlo più avanti perché mi viene da pensare. E allora, sono convinto che questo devo farlo dopo, ti spiego il perché. Non si può fare adesso, perché il problema è che secondo me serve il doppio salto, cosa che non ho. Sì, ma cazzo, ma io qua non riesco proprio però. Perché si sbloccheranno col tempo altre cose, quindi senza il doppio salto come faccio? Quindi a sto punto qua vado diretto alla fine e poi lo sblocco. Converrebbe che faccio tutti i boss a sto punto e poi riprende tutti i livelli dopo. Solo che rifarmi sto livello è una gran rottura perché questo è quello dell'acqua. Vabbè, come ho detto qua devo direttamente finire. Ci torneremo appena avrò sbloccato sicuramente il doppio salto, perché so che dovrebbe essere il doppio salto comunque. Volendo già c'è il boss, quindi potrei recuperarlo dopo già il livello. Guasto idraulico. Se sblocco il doppio salto, sì, si potrebbe fare. Vieni qui, piccola spugna arancione! Ti cancelleremo dalla faccia della terra! Devo ricordarmi che serve la gemma gialla e rossa per recuperare gli altri due livelli. La gialla nella prima parte, la rossa nella seconda. Io spero veramente che nella terza parte del gioco si sblocchi qualche gemma. Ok, questo è uno dei livelli che odio di più. Infatti mi ricordo che quando lo portassi senza il 100% ci morivo tante volte. Non è facile, non è facile. Poi la lagga per giunta. Ok, subito salvo. Così è meglio che la faccio subito sta parte. Una parola, una parola. Vaffanculo, mi dà il tempo. Niente, non ci riesco, non ci riesco. Ok, anche qua è andata, salva.
siamo al 3. Ora c'è il peggio del peggio. Vabbè, poi il personaggio è un incoglionito che mi scivola. Veramente. Il doppio salto, perfetto, l'ho sbloccato adesso. Perfetto, allora adesso recupero il livello di prima così da poter prendere tutto stavolta. Sempre se nel prossimo non c'è da sbloccare una gemma in più. Mi hai messo in ridicolo davanti ai miei servi. Non solo hai sconfitto le maschere elementali, ma sei ancora lì a raccogliere quegli insignificanti cristalli. Bene, fin qui ci sei arrivato, ma non andrai oltre. Ci penserà Piro, l'elementale del fuoco, a fermarti. Dai, Cortex, insomma, non ho bisogno dell'aiuto di una maschera fiammeggiante. Posso affrontare Crash da solo. Crunch, farai quello che ti ordino. Collaborerai con Piro per sbaragliare Crash e quei seccatori dei suoi amici. Allora. Eh sì, qua sì, nel primo e secondo sblocco due le gemme in più, quindi a sto punto la faccio questa. Il Bandicoot nel mirino. Direi di recuperare magari dopo questi due, se riesco sempre in questo video, chiaramente, quello di prima. Ho saputo che i miei fratelli hanno avuto qualche difficoltà con te, mio piccolo arancione, anche se non ne vedo il motivo. Sbaglio, qui dentro fa caldo. Pensi che sia sicuro indossare quella pelliccia? Mi sembra infiammabile! Allora, salviamo così che già sono pronto per qua. Visto che qua non dovrei morirci anche, quindi altrimenti sbaglierei.
Allora, qua dovrei tornarci dopo. Penso che tornare indietro non sarà per niente facile. Non lo so, mi sembra strano che si possa tornare indietro, non mi sembra tanto fattibile la cosa. Allora, forse quella non devo distruggerla subito perché non potrei tornare indietro. Allora. Ok, non è facile, ma dovrebbe potersi fare. Penso, ripeto. Mi era incastrato. Perché in teoria l'altra gemma si dovrebbe poter prendere anche dalla parte di qua. Vabbè, in teoria. No, ma ne manca uno. Boh, non è giornata oggi, non capisco quale cassa possa mancare. Spero che manchi qua alla fine. Vaffanculo! Sì, ma c'è qualcosa che non va, il problema è che... Aspetta un attimo, sono 6, 3... Eh sì, non le distrugge tutte, perché sono 6 qua. Ora sì, sono tutte, perfetto. Ok, non, a quanto pare non aveva distrutto tutto, ok.
Allora, qua salvo chiaramente perché non voglio fare lo stesso file di prima. Qua è abbastanza tosta sta parte, forse una delle parti più complicate. Ecco, cominciamo male già. Ma l'altra non me la dà? Perché non me l'ha data l'altra? A quanto pare non era fattibile, devo rifarmi il livello, cazzo. Che poi quella che ho preso qua, che cavolo di colore è? Non si capisce. Viola. Vabbè, proseguiamo, facciamo l'altro, tsunami. Ah, questo è con coco. Ripeto, li recupererò di nuovo poi questi livelli, chiaramente. Già ne devo recuperare ben 3. Anzi, 4, non 3. Io spero almeno qua di trovare l'altra gemma. Non ci siamo, ho perso tutte le maschere una volta. Ah, ma Coco non ha il doppio salto. Che non la vorrei perdere. Perfetto. Veloce, veloce. Salvo. Qua è tosta. Penso di poter salvare perché qua le casse erano sopra. Sto quasi raggiungendo le 99 vite. Ok,
Ok, ora qua inizia la parte più, diciamo, cruciale, più complicata. Cazzo, ho sbagliato qui. No. Come cazzo si accelera? Perché sennò si deve accelerare. Perché non ce la faccio? Come cazzo si fa, porca puttana? Ok, forse ho capito finalmente. Oh, ma è impossibile! No, ma come cazzo faccio a prendere tutte le casse? È impossibile. Vaffanculo. Ah vabbè, buonanotte, già cominciamo male. Metti stop un attimo, puttami cazzo di joystick pure veramente. Fino a qua ci sono, io spero di non morirci però. No! Lo devo prenderlo però. Sì, ma dico, ma un cazzo di checkpoint no, vero? Veramente? La cazzo di moto in mezzo ai coglioni. No, non ce la farò mai, oh. Fermati di nuovo. Penso di aver preso tutto comunque ancora. Devo stare attento perché non ho nessuna maschera. Dove cazzo le ho mancate quelle tre? No, ma veramente, oh. Ma oggi sto facendo veramente schifo, veramente. Sperando che non siano qua, se sono qua sono fortunato, perché veramente. Ma sicuro che non sono qua. Schifo sto facendo oggi, porca puttana.
Allora, salviamo nuovamente perché canto qua. Sti cazzo di pesci di merda. Ok. Non mi fido di quel pesce non mi fido io. E qua? Non ho capito, è qua. Ma mi sa proprio che non dovevo manco rompere la cosa, ma sto facendo un disastro. Allora, torniamo qua. Stavolta è intatto, quindi dovrebbe esserci tutto. E infatti a quanto pare non dovevo far scoppiare quelle cose perché sopra la nitroglicerina ci sono le casse. Complicato a dire poco sto livello, veramente. Vaffanculo. Che puttana, veramente. Oh. Se non salvo di nuovo qua, veramente, non ce la farò mai. Vediamo qua l'ho sbloccata adesso. No, normale. Il bello è che qua non ci sono livelli con gemme, quindi quella sbloccherò dopo. Allora. Il problema è che qua ci impiegherei troppo tempo, quindi a sto punto recupero questo per oggi. Il Bandicoot e il Merino. Ah, stavolta non devo sbagliare, devo prendere tutto. Qua mi pare che ha fallito. Qua si ripete di nuovo la stessa frase di prima, penso. Quindi ho saltato per questo. Allora. Sì, perché qua facendo purtroppo il bonus e l'altra gemma non potevo prendere l'altra cosa.
Perfetto, questo è recuperato. Allora, va bene, andiamo a salvare qua. Strano che ancora sono al 28% perché mica mancano così tante cose ancora, boh. Vabbè, se il video ti è piaciuto invito a lasciare un mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!